regioni si sono riaperte e con esse a tornare è anche l'entusiasmo dei viaggiatori, che possono così riassaporare il bello celato dietro a nuovi confini. A saperli scoprire sapientemente è Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, che neanche in questi lunghi mesi di lockdown ha smesso di coltivare la sua musica e di valorizzare il turismo sostenibile e le ricchezze del bel paese. E così, in sella alla sua ormai celebre bici rosa, ha continuato a regalare ai fan di Instagram tantissimi scorci della sua Toscana, accompagnati dall'hashtag Non voglio cambiare pianeta. Dal crinale dell'Appennino Cortonese a Piazza del Campo, da Pienza a Chianciano, ieri pomeriggio ha raggiunto il piccolo borgo alto tiberino di Petralunga per una visita fugace ma intensa che ha lasciato un po' di amaro in bocca ai cittadini ogubini. A dichiarare che proprio nella città di pietra sarebbe voluto arrivare è stato lo stesso cantautore, che in una storia Instagram che vede come sfondo la chiesa di Santa Maria ha scritto: «Oggi, Umbria, volevo andare a Gubbio, ma la strada da Umbertide è piena di camion, così ho deviato per Petralunga, scoprendo una strada favolosa». Subito dopo si è immortalato di fronte alla Madonna dei Rimedi, pubblicando al rientro la mappa del tracciato percorso. E partendo da questa curiosità, a riaprirsi è la questione dei lavori sulla Piandassino, nel secondo tratto Mocaiana-Montecorona, che dovrebbero garantire una migliore fruibilità della statale, rendendola meglio percorribile. Ad oggi, però, interessa anche capire lo stato del progetto di una pista ciclabile sull'ex ferrovia dell'Assino, promossa da anni dall'omonima associazione Valle dell'Assino, sede locale della Federazione Italiana Amanti Bici, guidata da Fausto Pelicci, che attende di veder realizzata la ciclovia da Fossato di Vico a Montecorona. Un'infrastruttura attesa da anni, anche per spingere il turismo delle due ruote, e che ieri avrebbe portato Jovanotti a Gubbio. E se qualcuno già lo immagina testimone nell'ideale per poter accelerare su questo progetto, nella realtà si sa che il tutto è in mano alla provincia, in quanto stazione unica appaltante, e che Regione e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia hanno stanziato 3 milioni per la realizzazione dell'arteria. L'appalto è già stato assegnato al Consorzio Imprese Romagnole Cesena e il 31 maggio scorso doveva esserci l'aggiudicazione ufficiale delle imprese da essa designate per lavorare ai due tratti che portano il nome di Petrelli SRL Urbino e Tecnologica SRL Predappio. Da questo momento in poi sarebbero dovuti decorrere i 35 giorni per eventuali ricorsi e altri 15 per la consegna dei lavori, per poi iniziare un cantiere che sulla carta si sarebbe dovuto concludere in un anno. Al momento, però, il presidente Pelicci non sa se il 31 scorso l'iter sia proseguito davvero. Intanto, sulla mancata sortita di Jovanotti sdrammatizza con un suggerimento: se avesse voluto arrivare a Gubbio, da Pietralunga sarebbe potuto scendere a Mocaiana. Come dire, l'invito resta valido.